Seguimi su Instagram per restare sempre aggiornato. Ehi, se sei nuovo e non vuoi perderti nessun video, iscriviti al canale e attiva la campanellina per restare sempre aggiornato per i prossimi video. Hello bella gente, benvenuti in questo nuovissimo video. Io sono Irene e oggi ci troviamo finalmente in un nuovo video sul mio canale. Oggi, come avete letto dal titolo, andremo a parlare di lei, che è la mia prima videocamera. In realtà non è mia, era di mia mamma e poi io l'ho usata per fare dei video. Che video erano? Lo lascerò scoprire a voi in un prossimo video che farò sempre qua sul canale. Quindi se non siete iscritti iscrivetevi, così non vi perderete niente. Comunque sia, ero piccola quando mia mamma comprò questa cosa e la utilizzava per farci i soliti filmini di infanzia. Quindi prese questa, lei ovviamente non ne capiva niente, però mi disse che era in offerta invece di 399 a 100 euro, quindi appunto era una buonissima offerta perché c'era uno sconto bello grande. Comunque per l'epoca, insomma per i tempi, era un'ottima videocamera, uno perché per la qualità che aveva e due perché aveva anche lo schermetto flippabile che ti permette appunto di vederti quando ti registri. Dopo ovviamente andremo a fare anche una prova di registrazione di questa videocamera e ovviamente vi metterò la clip del video stesso all'interno di questo video. Di specifiche tecniche riguardo a questo aggeggio non ne so nulla, vi posso solo dire che qua c'è scritto che c'ha uno zoom ottico del 10x e che praticamente è zoomatissima quando la usi, anche se ce l'hai tipo a 3 metri di distanza. Di sicuro non arriva a 1280x720p la risoluzione, ma se non sbaglio è 720x560, una cosa del genere. Comunque sia, nonostante tutto, sotto ha la vite da 3,5 per il cavalletto, quindi appunto la potevate appoggiare su un cavalletto. E qui, come potete vedere, vi riporto alcune specifiche, quali la batteria 160 minuti, poi un software che penso sia il software della videocamera, non ne ho idea, e vi riporta anche qua YouTube, perché mi sa che appunto erano i tempi d'oro in cui YouTube stava nascendo e quindi facevano queste cose proprio per chi voleva intraprendere una carriera appunto su YouTube. La marca è Samsung, mi sono dimenticata di dirvelo prima, e qua abbiamo tutta una serie di comandi come il menu qua sopra, il bottone per la rec veloce, di qua c'è un altro bottone della rec e tante cose carine e coccolose. Abbiamo anche un menu dalle quali si può modificare le varie impostazioni, ma non sarò qui a farvelo vedere anche perché è una videocamera vecchissima e mi interessava più che altro raccontarvi la storia dietro questa videocamera. Tra l'altro, prima che mi dimentichi, qua sopra il bottoncino per lo zoom, che cliccandolo in questo modo appunto vi zoomerà tutto ciò che c'è da zoomare. Prima di passare alla prova di registrazione però direi di raccontare appunto un pochino quella che è stato l'utilizzo da parte mia di questa videocamera. Praticamente nel lontano 2013 avevo la passione dei Lego, giocavo tantissimo alla Lego e mi iniziai ad avvicinare al mondo di YouTube e vidi Michael Ixos. Comunque fatto sta che questo tipo praticamente portava video stop motion con i Lego e quindi decisi di copiarlo o almeno provarci e decisi di fare questi video stop motion con la Lego. Ne uscì una cosa incredibile, mi piacevano un botto all'epoca, ma riguardandoli adesso ovviamente fanno davvero ma davvero pena. Magari un giorno ve lo farò vedere. Comunque qua sopra ci sono ancora delle clip vecchie appunto di quei video che facevo e quindi ci sarà per forza una reaction. A parte quello, usavo questa qua anche per fare dei video stupidi di me, mio fratello e mia sorella, che al tempo era piccolissima e non parlava nemmeno. Quindi sì, ho iniziato ad avvicinarmi al mondo di YouTube grazie a questa piccolina. Ok, stavo editando la parte di video che avete appena visto, mi sono accorta dei rumori in sottofondo, ma non li posso sparare, quindi mi dispiace ragazzi, cercherò di coprirli in qualche modo, magari con la musica in sottofondo. Comunque sia, adesso direi di passare alla prova di registrazione della videocamera e ci rivediamo dopo per i saluti finali. Ok ragazzi, è un'inquadratura stranissima, lo so, ma questa era una prova di registrazione per vedere come registrava appunto la mia prima videocamera, che poi non era mia, era di mia mamma, ma quelli sono altri dettagli che già vi ho spiegato prima. Comunque sì, questa era la qualità ed lo è tuttora, era un'ottima videocamera ai tempi, ma adesso direi che è praticamente inutilizzabile anche per YouTube. Ebbene ragazzi, come avete visto, quella era la prova di registrazione. Non so se ve la sarò riuscita a mettere a schermo intero o se avrete visto comunque il tutto con i bordi neri, però boh, comunque sì, quella era la registrazione e se volete appunto il video reaction ai video che sono caricati da sopra, fatemelo sapere qua sotto nei commenti e lasciando tanti pollici in su. Io sarò ben felice di portarvelo anche perché ci sarà da divertirsi. E niente, spero che questi tipi di video un po' così vi possano piacere, vi possano interessare. Se vedete una cosa qua è il mio computer che ovviamente si vede perché stavo editando il video.
E niente, spero che questo video vi sia piaciuto. Quindi se cosa stanno in lasciare un bel pollice in su, commentare, iscrivervi al canale se ancora non è fatto. E noi ci vediamo prossimamente con il prossimo video, sempre qua sul canale. Bella!